Grande successo per il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe a Isernia, seconda edizione bagnata dalla folla. 330 figuranti in corteo e decine di migliaia di spettatori. A Isernia 12 gruppi, di cui alcuni stranieri arrivati da Macedonia del Nord, Bulgaria ed Estonia. La macchina organizzativa conta più di 200 volontari, oltre agli organizzatori alla Proloco. Isernia diventa un centro culturale grazie al Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe, che crea nuovamente entusiasmo tra la gente che torna ad animare le strade. L'origine del Carnevale è quello delle maschere zoomorfe, rivendica il direttore artistico Mauro Gioielli. All'origine del Carnevale qui, nelle maschere zoomorfe, che sono maschere antichissime, che risalgono a 15.000-20.000 anni fa, quindi qui c'è proprio l'origine del Carnevale. Il presidente dell'associazione Artemide, Alessandro Aceto, conferma il grande gioco di squadra per la riuscita della manifestazione. Grande gioco di squadra, di cui sono grato veramente a tutti i miei collaboratori, innanzitutto le associazioni, la Proloco, l'Accademia della Cucina, ma ogni singolo volontario, le associazioni di protezione civile, veramente grande lavoro di organizzazione, grande lavoro collettivo. 330 figuranti addirittura dall'estero e migliaia di persone dall'Italia e dall'Europa nel capoluogo Pentro sono la testimonianza della grande visibilità ottenuta e del grande ritorno economico. Il vicepresidente dell'associazione Artemide, Fernando Ferri, svela già le novità per la terza edizione. Ci sarà una novità importante che voglio anticipare, il gemellaggio con il Carnevale di Pernik in Bulgaria. Abbiamo già avviato un discorso con Pernik, ci sarà il gemellaggio tra le due città, Pernik e Isernia, e tra i due carnevali. Isernia scommette sulla cultura, soddisfatto il sindaco Piero Castrataro. Deve essere una di quelle occasioni in cui persone da fuori vengono qui a riscoprire la città di Isernia, la provincia e tutto il Molise e anche i dintorni. Quindi dobbiamo essere in grado di aggregare anche la domanda turistica, creare dei pacchetti assieme agli operatori turistici e agli albergatori. Sulla stessa linea d'onda del sindaco, l'assessore comunale alla cultura Luca De Martino. Stiamo cercando di creare degli appuntamenti che si ripetono ciclicamente durante l'anno e questo è uno dei più importanti, quindi poi proseguiremo ogni anno finché avremo la possibilità di amministrare ripetendo questi eventi e arrivando a un certo numero di edizioni. La macchina organizzativa del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe ha funzionato alla perfezione sul palco di una città fortemente rivitalizzata per l'occasione, anche il presidente della provincia Daniele Saia. Importanti per la riuscita dell'evento di carattere europeo anche le tradizioni enogastronomiche. È il secondo anno, sì, che partecipiamo, che diamo il nostro supporto affinché le maschere possano conoscere la nostra tradizione, i nostri piatti tipici del carnevale. Speriamo di essere riusciti nel nostro intento. Allora, premia il presidente della provincia, Christopher, scusate, Christopher, Christopher Bertile, perdonami, allora vieni più al centro, così...